Benvenuti a una nuova puntata di Arte Equestre. Siamo a Travagliato Cavalli per una giornata ricca di eventi, di gare che vivremo insieme. Iniziamo subito con la visita veterinaria. Siamo con Marco Barcella, presidente di Equitazione Iberica Italia e responsabile delle discipline spagnole qui a Travagliato Cavalli. Ciao Marco. Ciao Stefano e benvenuto a Arte Equestre TV. Raccontaci come avete organizzato la fiera quest'anno. Allora, quest'anno abbiamo gestito tutto il settore del cavallo iberico, scuderizzando 160 cavalli. Abbiamo il campo F dove noi facciamo le nostre discipline di doma vachera, abbiamo fatto arte eleganza, abbiamo organizzato lo show iberico e poi nel campo G facciamo l'addestramento classico iberico. Tante discipline, c'è tanta passione per il mondo spagnolo anche qui in Italia. Sì, direi di sì, ormai è una tradizione, soprattutto noi di Equitazione Iberica Italia, dove insomma, la nostra passione di questi cavalli spagnoli, di queste discipline spagnole, cerchiamo di utilizzare quella, la nostra conoscenza e soprattutto divulgare queste discipline anche ai ragazzi giovani affinché possano crescere. Qual è l'aspetto, non voglio dire più complicato, ma di gestione della fiera per quanto riguarda il presidente di un'associazione? Beh, innanzitutto è di avere alle spalle un direttivo competente, perché questo è importante, ma non solo, abbiamo persone insomma che lavorano per noi gratuitamente, dove si prendono delle responsabilità come la segreteria, abbiamo la parte economica, abbiamo la parte degli sponsor, la parte dei social, c'è una squadra che è stata costruita con delle competenze ben precise e che sta dando i suoi frutti per il secondo anno, essere in tutte le fiere, che poi lo diremo, in tutte le fiere presenti e gestire quelli che sono i cavalli spagnoli, per noi è un punto di orgoglio. Ci sarà anche la presentazione per quanto riguarda Fiera Cavalli Verona, anche lì sarete presenti nel padiglione iberico. Sì, alle 4 oggi di sabato pomeriggio interrompiamo lo show iberico perché sarà presente la Fiera Cavalli di Verona con il suo responsabile Armando Di Ruzza, Maria Valeri, il padiglione 2024, padiglione 9 iberico, dove ci saranno tantissime novità mai successe e quindi vuol dire insomma che la fiducia di Verona ancora una volta la riposta in noi, visto il buon lavoro che abbiamo fatto lo scorso anno. Grazie Marco, complimenti. Grazie Arte Equestre TV, grazie Stefano, siete sempre i migliori. Siamo con Michele Massarelli, ormai ti conoscono tutti, giudice di Doma Vachera. Ciao Michele. Ciao Stefano. Ti chiedo un'impressione sulle gare che ci sono state su Fiera Cavalli qui a Travagliato. Beh, l'impressione è sempre ottima. Vedo, come si può vedere, Equitazione Iberica è sempre più presente nelle fiere, è sempre più organizzata, abbiamo sempre più collaboratori e abbiamo sempre anche persone più qualificate che ci supportano, e questa è una cosa importante per la crescita della nostra disciplina. Ecco, c'è stato un momento formativo molto importante, l'abbiamo ripreso con le nostre telecamere, ci vuoi parlare di quello che è successo? Sì, questa è la continuazione del progetto che avevamo presentato appunto
quando abbiamo fatto la presentazione di Quinta Sessione Iberica del programma di quest'anno, e stiamo mantenendo fede a tutti gli impegni che abbiamo preso. Abbiamo fatto questo corso giudici poco più di un mese fa con il supporto di professionisti spagnoli, e oggi dopo il corso ci sono stati gli affiancamenti. Oltre all'affiancamento ai giudici, dei nuovi giudici che stiamo formando, che è una cosa per noi fondamentale, e facciamo delle piccole riunioni, dei piccoli dibattiti, dei piccoli confronti per poi spiegare e come arrivare poi ad avere un giudizio equo e più o meno equivalente con tutti gli altri giudici. E oggi appunto abbiamo lavorato con questo, e i nuovi giudici ci hanno affiancato, si sono affiancati a noi nei nostri giudizi, e apprendendo poi il metodo e la tecnica di giudizio. Questo è fondamentale per la formazione. La formazione è tutto, ecco. Però. Complimenti e buon lavoro. Ti ringrazio Stefano, grazie a tutti. Abbiamo un ospite speciale, vero Marco? Sì, è vero Stefano. Oggi è venuto a trovarci il presidente Franco Madio, presidente della FITE Trecante, della nostra federazione. Benvenuto presidente. Benvenuti a voi. Io felice, sono molto felice di essere qua. Già le prime emozioni, i cammini in mezzo ai cavalli e già cambi dentro, no? E poi qui non vengo solo in veste di presidente, ma vengo in veste di amico. Mi sento a casa qua, a Equitazione Iberica. Ecco, la Fiera Cavalli di Travagliato è una fiera ovviamente più piccola di Fiera Cavalli Verona, ma molto importante. La Fiera di Travagliato io la considero un luogo di cavalli vero, dove si respira ancora quello che abbiamo sempre cercato tutti. Si sentono i cavalli vicino, si sente quell'atmosfera di gente di cavalli, si sente quella passione vera. E è una fiera dove noi intendiamo sicuramente investire di più, essere più presenti, e abbiamo qua tante attività. Veramente, veramente complimenti a questa fiera. La Fiera di Travagliato è una fiera importante. I progetti della FITE Trecante per questa stagione? 65 eventi nazionali e internazionali. Domenica, sabato e domenica prossima un convegno internazionale sul turismo. Quest'anno lanciamo per la prima volta la Gincana Western Europea. Faremo a Verona con Equitazione Iberica un appuntamento internazionale importante, una federazione viva a 360 gare, tantissime attività, circa 800 gare l'anno, la ritengo una manifestazione, una federazione importante a 360 gradi, perché nei due grandi dipartimenti ti raccolgono tutte le discipline, d'altronde la doma vachera, l'addestramento classico iberico, no? Sono praticamente una monta da lavoro per eccellenza nella tradizione spagnola, rappresentata quindi una forma di eccellenza dall'amico Marco. Pronto per le gare di Doma Vachera, categoria cavalli domati, 12 binomi in gara. Andiamo a goderci lo spettacolo. Com'è andata? Ma bene, per essere la prima gara,
Contento, c'è da lavorare ancora per capirlo bene, ma sono molto contento. Cosa mi dici del cavallo? Il cavallo è molto buono, sono io che devo adattarmi a lui adesso. Complimenti. Grazie mille. Com'è andata, Marco? Dai, sono contento, direi bene. Lui è molto bravo, io un po' meno, però sono contento perché abbiamo fatto una buona gara. In che esercizi ti è piaciuto di più? Ma nelle medie al galoppo, anche medie al passo molto buone, e poi è un bel galoppo, quindi ci si può divertire. Complimenti. Grazie. È appena arrivato 5-6 mesi che ce l'abbiamo e abbiamo iniziato adesso la seconda gara che facciamo. Cavalla forte, giovane, e speriamo di andare avanti, dai. Andata? Molto bene, sono contenta. In che esercizi ti è piaciuto di più? Penso media galoppo. Com'è andata? Dai, bene, bene, sono soddisfatta. È il primo anno che gareggio con lui, ho appena preso e sono contenta. In che esercizi ti è piaciuto di più? No, ma sono contenta della messa in mano, che comunque, non conoscendolo ancora in campo gara, mi trovo sempre un po' in difficoltà, perché comunque la comunicazione con lui cambia e questa volta, dai, siamo entrati insieme. Grazie. Com'è andata? Allora, non sono molto soddisfatta come sempre, però è un cavallo difficile, quindi è la prima che faccio qua travagliato, va bene così. In che esercizi ti è piaciuto di più? La piroetta mano destra galoppo. Complimenti. Grazie.
Com'è andata? Bene, dai. Bene, bene. No, è andata bene. L'esercizio è andata un po' malino ieri, però oggi è andata bene, dai, era carico, e anche io. In che esercizi ti è piaciuto di più? Le medie al galoppo, vabbè, ma lui è il suo must proprio, quindi dai, bene, sono contenta, grazie. È andata? Tutto bene, anche se siamo stati eliminati, ma sono contenta di questo debutto. E in che esercizi ti è piaciuto di più? Nei cambi al tempo. Complimenti. Grazie mille. Com'è andata? Abbastanza bene, alcune cose mi sono un po' sfuggite di mano perché quando ho sentito che mancavano 2 minuti mi sono fatta un po' prendere dall'ansia, però sono abbastanza contenta, la prima gara nei Domati, quindi va bene, grazie. Allora, lo sto montando da poco, sono solo 10 giorni che è a casa mia, quindi mi sono divertita, dai. Parlaci del cavallo. Lui è un anglo-arabo, è bravissimo, ha tanto cuore e non è mio, è del mio istruttore Andrea e niente, è poco che lo sto montando, però è un cavallo davvero con un cuore grande. Grazie. Bene, sono contenta, è andato molto bene. Che esercizi ti è piaciuto di più? Ma nelle medie al passo. Parli anche del cavallo. Ma lui è un cavallo molto bravo, però bisogna capirlo, però mi ha dato tanto ed è molto buono. Grazie. We'll be right back.
Siamo con il vincitore di questa tappa di campionato italiano di Doma Vaquera, Angelo Beretta. Complimenti Angelo. Grazie mille. Te l'aspettavi? Sinceramente no, perché è la prima gara che faccio con lui, lo sto montando da 20 giorni, so che è un cavallo molto buono, affidabile, però sinceramente non me l'aspettavo e ci sono ancora alcune cose da mettere a posto, però contento. In che esercizi può migliorare? Tutti. Si può sempre migliorare. Si chiama Costalero, parlaci un po' anche di lui. Costalero è un ispano-arabo di 10 anni, è un cavallo veramente bravo, un cavallo che ti dà sicurezza. Ancora complimenti. Grazie mille. È arrivato il momento di lasciare spazio alle emozioni e ricordare una grande amica dell'equitazione, Eugenia Besana, una amazzone straordinaria, scomparsa troppo presto. Eugenia Besana è venuta a mancare lo scorso 10 luglio ed ha lasciato in tutti noi un grande vuoto incolmabile. Per tutti quelli che la conoscevano da vicino o da lontano, era e resterà sempre una figura di riferimento per il suo coraggio, la sua saggezza, la sua dolcezza e la sua incredibile eleganza. Siamo con il giornalista Giovanni Battista Tomasini. Ciao Giovanni. Ciao. Ecco, grande appassionato del mondo dell'equitazione, cavaliere, e sei qui in Fiera Travagliato per presentare questo libro. Anche tu hai scritto libri, insomma, parlaci un po' di te. In realtà io non sono l'autore del libro, sono il curatore. Il libro si intitola Da un cavallo all'altro ed è il libro del grande artista equestre francese Bartabas, il vero e proprio inventore del teatro equestre. È un libro bellissimo perché racconta un'esperienza umana ed artistica unica, perché Bartabas è l'uomo che 40 anni fa ha inventato questa nuova forma di spettacolo che ha per protagonisti i cavalli. Ci parli anche della tua vita con i cavalli? Dovrei raccontarti la storia della mia vita, perché io ho questa passione da quando sono molto giovane, vado a cavallo da oramai tanti anni perché non sono più giovanissimo e amo molto l'equitazione classica, in particolar modo sono per ragioni personali di formazione sono un appassionato dell'equitazione iberica, sono, come ho fatto 18 anni, sono andato in Spagna a cercare i cavalli e poi da 14 anni vado tutti gli anni a montare a cavallo in Portogallo perché amo particolarmente i cavalli lusitani. Noi ti facciamo i complimenti e buon lavoro. Grazie, grazie a voi e arrivederci a tutti. Lo sguardo è già proiettato al futuro, a Fiera Cavalli Verona, e allora andiamo a vedere insieme cosa ci aspetta nella manifestazione equestre più importante al mondo grazie a Equitazione Iberica Italia. Siamo per dirvi che quest'anno Fiera Cavalli sarà a Verona dal 7 al 10 novembre e presenterà un salone del cavallo iberico completamente rinnovato. Cosa vuol dire? Che ci saranno ben 3 piste a disposizione degli allevatori e dei cavalieri. Una pista a disposizione tutto il giorno per i commercianti e gli allevatori, un campo prova molto grande e il rinconore dove si faranno le manifestazioni più importanti. E questo è dovuto a cosa? Avere una fiera che ha deciso di investire ancora una volta sul Salone del Cavallo Iberico e ha UAIPRE, l'unificazione italiana delle associazioni che si occupano delle studbook del cavallo di pura razza spagnola, e Equitazione Iberica, che dopo 2 anni, ancora una volta, nel bene dei cavalli di pura razza spagnola e comunque del mondo iberico e nel bene dei cavalieri, hanno deciso di mettersi insieme ancora una volta per un grande salone. Noi vi aspettiamo. Chi vuole la morfologia, chi vuole la doma vacchera, chi vuole il talent, chi vuole la doma classica, ce ne sarà per tutti. Nel rispetto del benessere dei cavalli,
nel rispetto del benessere del nostro pubblico, che per noi è fondamentale, e nel rispetto dei cavalieri che con i loro cavalli fondono la loro vita. Vi aspettiamo a Verona dal 7 al 10 novembre. Ci sarà anche ECM, vero Marzia Maestri? Anche ECM, l'Associazione dei Cavalli Lusitani, sarà con noi. Sarà un salone completo come da anni non ne vediamo. E quindi noi vi aspettiamo tutti quanti. Grazie, ciao! Finisce qui questa puntata di Arte Equestre da Travagliato Cavalli. Abbiamo vissuto un giorno di grande equitazione con la gara dei cavalli domati e tante emozioni. L'appuntamento è alla prossima puntata. Finisce qui questa puntata di Arte Equestre a Travagliato Cavalli. Abbiamo visto le gare di Doma Vachera categoria cavalli domati. Abbiamo vissuto tante emozioni. L'appuntamento è alla prossima Finisce qui questa puntata di Arte Equestre da Fiera Cavalli